All'indomani della presentazione del nuovo piano della Commissione europea su migranti e asilo, la ministra dell'Interno Lamorgese è intervenuta poco fa in Comitato Schengen. Antonio Sciotto. La proposta sulla governance europea dell'immigrazione, presentata ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen, contiene elementi di discontinuità rispetto al passato, ma non c'è ancora il netto superamento degli accordi di Dublino auspicato dall'Italia. Intervenendo al Comitato Schengen, la Ministra dell'Interno Lamorgese ha spiegato che il governo italiano chiederà modifiche sostanziali alla proposta già a partire dall'incontro con gli altri ministri europei dell'8 ottobre. Noi porteremo avanti le nostre proposte chiedendo appunto il superamento completo dell'attuale sistema che ruota intorno alla responsabilità dello Stato di primo ingresso. Lamorgese ha poi fatto il punto sugli sbarchi, intensificati quelli dalla Libia. Rappresentano, ha detto, il 40% di tutti gli sbarchi in Italia da inizio anno. Aumentati anche quelli da Tunisia e Algeria. Il governo italiano, in collaborazione con i paesi di origine, da ottobre accelererà i rimpatri. La ministra ha spiegato infine che entro domani verrà svuotato l'hotspot di Lampedusa.